Quindi do la parola alla professora Catino Cariolo, che è professore di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Catania. Grazie professore per essere intervenuto e per aver accolto il nostro invito. Buongiorno signor Presidente, signori senatori, ringrazio dell'invito e dell'attenzione alle osservazioni che potrò avanzare sul disegno di legge 2941 che in questi giorni è all'attenzione di questo ramo del Parlamento e, se mi permettete, l'osservazione è all'attenzione del Paese. È ovvio che il Parlamento rimette mani al sistema elettorale e in occasione della disciplina del sistema elettorale deve bilanciare o deve veicolare, per così dire, nella pratica politica tante esigenze e tanti valori. In primo luogo il valore della rappresentanza politica, che è a fondamento della legittimazione della decisione che è riconosciuta ai governanti, una rappresentanza che poi sì, non è assolutamente unitaria e omogenea, ma si differenzia nella rappresentanza territoriale, di età, di genere, e dall'altra parte l'esigenza della governabilità, che ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione è probabilmente il valore di riferimento nella legislazione elettorale, e su questo vorrei richiamare la vostra attenzione, vorrei insomma segnare tutto il mio intervento. Certo, non dico cose nuove dicendo che il sistema elettorale è conformato a partire dai partiti e riguarda i partiti. Oggi probabilmente più che in altre occasioni la disciplina del sistema elettorale concerne la regolazione, il bilanciamento, il mettere assieme i meccanismi di cooptazione della classe politica con i meccanismi di accesso alla stessa classe politica e di apertura di questo accesso, che si voglia chiamare rinnovamento, che si voglia chiamare rappresentanza, che si voglia chiamare anche democrazia. La disciplina sul sistema elettorale, in particolar modo in questi anni, mette in discussione la capacità di rappresentanza dei partiti politici e la capacità della stessa dei ceti dirigenti all'interno dei partiti politici di interpretare istanze, issue che provengono dal contesto sociale. Il 2941 si pone certo al termine di un lungo percorso politico e anche giurisprudenziale. Dico subito che esso prende sul serio soprattutto la sentenza della Corte Costituzionale 1/2014, la sentenza che riguardava la legge 270 del 2005, e circoscrizioni piccole rendono legittimo in qualche maniera il sistema delle liste bloccate, perché appunto, come dice la sentenza, se ci sono circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con esse l'effettività della scelta e la libertà del voto, non si pone un problema di tutela della stessa valore costituzionale della libertà del voto. Ricordo così quasi in passant che il controllo della Corte Costituzionale, su cui si è scritto tantissimo, alla fine rimane un controllo minimale sulle scelte del legislatore, che sono invece caratterizzate da un'ampia discrezionalità. La Corte, e quindi questo vale anche per noi costituzionalisti, la Corte esercita il suo controllo, il suo sindacato di fronte a scelte manifestamente irragionevoli. A
altrimenti vale il principio della più ampia libertà di scelta del Parlamento, della più ampia libertà di determinazione ad opera del legislatore. Allora, primo problema, l'impossibilità previsto nel DDL 2941 di voto disgiunto è incostituzionale, viola la libertà di scelta dell'elettore. L'effetto di trascinamento per cui il voto espresso nel collegio uninominale vale anche per il proporzionale viola l'articolo 48. Dico subito in maniera sintetica che, a mio modo di vedere, queste due norme, che sono due scelte fondamentali del 2941, non violano l'articolo 48, non ti violano la libertà di scelta dell'elettore, all'insegna, alla streva dell'articolo 94 della Costituzione. L'articolo 94 della Costituzione esige di dare un governo a questo Paese e allora ciò permette di sacrificare un valore a vantaggio di un altro. E la cartina di tornasole di un sistema elettorale non può non essere il criterio di governabilità. Da questo momento in poi, però, questo non esige, non esime dallo sforzo di fare delle valutazioni che si chiamano, come dire, di opportunità o di merito costituzionale. Perché una cosa è il giudizio di legittimità costituzionale che si svolge dinanzi alla Corte e che porta a sindacare scelte irragionevoli. Una cosa diversa è il giudizio tutto politico di opportunità o di merito costituzionale che è per definizione di competenza del legislatore, ma anche, se mi permettete, di noi studiosi. E allora una prima notazione da parte mia attiene alla circostanza che noi oggi abbiamo tanti sistemi elettorali a livello locale, a livello regionale, a livello del Parlamento europeo e a livello nazionale, ma abbiamo avuto una tendenza dal 1993 che è la tendenza maggioritaria, già a livello locale con la legge 81 del 93, poi con le leggi del 93 a seguito del referendum elettorale del 18 aprile del 93, poi il Tatarellum, le riforme degli statuti regionali del 1999, ancora la legislazione di attuazione dell'articolo 122 della Costituzione ha imposto alle regioni di stabilire nelle proprie leggi elettorali disposizioni atte ad assicurare la formazione di maggioranze stabili. Lo stesso 2941 riprende la formula già contenuta nella legge 270 del 2005, secondo la quale la coalizione che si candida a governare il Paese deve indicare il capo della formazione politica e il capo della coalizione medesima. Cioè all'insegna di quello che tante volte si è definito il modello della democrazia maggioritaria o il modello di una democrazia o il modello di una democrazia governante. Ecco, il 2941 sembra per molti versi contraddire questo principio. Dico subito che a mio modo di vedere non si tratta di un principio costituzionale. La Costituzione, come si è sempre detto, è abbastanza flessibile nell'individuazione di una scelta elettorale. Si tratta di un principio, di una tendenza della legislazione elettorale per come si è sviluppata a livello di legislazione ordinaria dal 1993 ad oggi. E però bisogna considerare gli effetti di sistema del cambio di indirizzo, gli effetti, le ripercussioni, le conseguenze che questo cambio di indirizzo può produrre. E può l'Italia sostenere diversi sistemi elettorali a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo? Possiamo
arrivare a scindere in maniera così forte i livelli e le forme della rappresentanza, con la conseguenza di innescare meccanismi di distanza, di contrapposizione tra i diversi livelli, appunto, tra le parti del paese e tra i rispettivi livelli di governo. Ecco, il primo problema che pongo è la coerenza di questa scelta, di questo modello, al principio di governabilità dell'articolo 94 della Costituzione. Dicevo poco fa che l'impossibilità del voto disgiunto e l'effetto di trascinamento sono giustificati dall'articolo 94. Ma se il fine della governabilità non viene assicurato in maniera coerente, è ancora legittimo il fatto di intervenire sulla libertà di scelta dell'elettore a cui viene proposto una scheda per definizione bloccata? O il problema delle liste bloccate dà luogo a una scissione all'interno degli stessi partiti, tra partiti che sono presenti nel paese con le loro diramazioni, per quanto oggi estremamente in trasformazione, qualcuno parla di partiti allo stato liquido e partiti solo parlamentari. Si viene così al problema delle liste bloccate, sia nei collegi uninominali, per definizione da sempre caratterizzati da liste bloccate, e sia nei collegi plurinominali. Perché le liste bloccate segnano la grande differenza del sistema che si accoglie a livello nazionale rispetto a quello che esiste a livello locale. La Corte Costituzionale, con la famosa sentenza 1 del 2014, lo ricordavo poco fa all'inizio, ammetteva collegi anche plurinominali dove il numero delle candidature fosse abbastanza esiguo da permettere la conoscibilità in capo all'elettore e conseguentemente la sua scelta. Questa concessione della Corte Costituzionale è stata fatta propria dalla DDL 2941. Questa scelta probabilmente va anche portata avanti. Ad ammetterlo, l'idea che in occasione delle elezioni si realizzi un vero e proprio patto tra il partito politico che si scommette sulle sue candidature bloccate e l'elettore che vota per intero il pacchetto che gli viene proposto, ad ammetterlo, appunto, e a giustificarlo sulla base dell'articolo 94, questo sistema andrebbe garantito anche a mezzo delle modifiche alla legislazione conseguente, anche a mezzo di modifiche ai regolamenti parlamentari o alla legislazione sui finanziamenti ai partiti e ai gruppi politici, soprattutto ai gruppi parlamentari. Ecco, ad evitare che il volto politico delle aule parlamentari alla fine della legislatura sia diverso da quello iniziale, non sarebbe peregrino avanzare la previsione che potrebbe inserirsi già nella legge, anche come indicazione di principio ai regolamenti parlamentari, in particolar modo all'articolo 16 del regolamento del Senato, all'articolo 15 del regolamento della Camera, che i contributi ai gruppi parlamentari, che oggi sono la gran parte delle risorse che dal mondo pubblico vengono appunto al mondo della politica, la previsione, dicevo, che i contributi ai gruppi parlamentari siano determinati, almeno in gran parte, alla stregua dei risultati elettorali, ovvero alla stregua della prima composizione dei gruppi parlamentari all'indomani delle elezioni.
Ciò non viola l'articolo 60, a mio modo di vedere, l'articolo 67 della Costituzione. Il 67 riguarda la libertà di mandato e il divieto di mandato imperativo e conseguentemente la piena libertà del parlamentare di esprimere le proprie opinioni e anche di modificare la propria appartenenza politica nel corso della legislatura. Qui mi rendo conto di intervenire ai fianchi, qui si tratta invece di disciplinare le forme di finanziamento pubblico alla vita, le forme di finanziamento pubblico alla vita politica e di evitare che esistano partiti parlamentari che non abbiano radicamento sociale. Il problema del sistema elettorale ritorna ad essere quello del sistema dei partiti, del sistema della rappresentanza politica e sarebbe ovviamente un'occasione sciupata se di questi temi la classe politica e il Paese non discutessero. Vi ringrazio della vostra attenzione.